Siamo live, ragazzi. Buon sugo a tutti. Salve Ciumba. E stasera si prosegue con questo incubo futuristico in cui i nostri protagonisti si sono andati a ficcare. E bando alle ciance, farei un bel riassuntone e partirei in pompa magna. Che dite, ragazzi? Per me va bene, scusami che non ho risposto. Sto facendo da regista, ragazzi, quindi sempre sono qua che sistemo cose. La volta scorsa, ragazzi, è andata molto male per i nostri protagonisti. Doveva essere un incarico semplice. La fixer Lux aveva dato un incarico a Varù: portare dei macchinari a questo incontro col Maelstrom. Dovevano arrivare un tecnico e un netrunner che dovevano confermare la validità delle strumentazioni. Sarebbe finito lì. Avrebbero ricevuto ciascuno di loro 500 crediti per un lavoro pulito pulito, ma qualcosa è andato storto. Infatti durante lo scambio sono entrati nel magazzino degli uomini armati e hanno iniziato a sparare su i nostri protagonisti e sui poveri Maelstrom, che sono diventati dei colabrodi. Non sono riusciti a recuperare i macchinari perché erano troppo pesanti da caricare nelle macchine mentre fuggivano, ma sono riusciti a salvarsi la pelle. Però i Maelstrom sono morti e qualcuno dovrà pagare per quello che è accaduto. In questo momento Varù sta correndo per la città con la sua macchina, inseguito subito dietro con Neon, che ha rubato al volo una macchina del Maelstrom durante la fuga. A fianco a Varù, del passeggero, c'è Mana, accovacciato, che si tiene le ferite, sanguinando su tutti i sedili. La situazione è disperata, è notte tardi e i nostri protagonisti devono fare una scelta su dove andare. Varù, dove stai guidando? Ah, io sto andando a rotta di collo verso il clan, verso la famiglia, verso i Neon Devil. Perfetto. L'auto inizia ad abbandonare i quartieri, arriva sempre di più al confine della città. Mentre sono lì che sto per superare i confini della città, inchiodo violentemente. Non stai guidando rilassato, perché di fianco a te Mana sta urlando e scalciando come un bufalo e continua a tenersi forte la ferita che gli è stata inferta nello stomaco, e lo senti che continua a prendere a pugni il cruscotto di fronte a sé e continua: cazzo, cazzo, porca puttana, cazzo! E ogni tanto vedi che guarda il terzo braccio, quello completamente cyber, e vedi che almeno non hanno colpito quello, porca merda, e la mano cyber si attiva, e vedi che Mana sembra più preoccupato che le sue parti cyber siano integre piuttosto che le viscere che gli stanno uscendo. Ti osservo per un attimo, visibilmente nervoso. Guardo dietro per vedere se arriva l'auto che ha Neon. Sì, Neon, davanti a te l'auto inchioda improvvisamente in mezzo alla strada deserta. Sono le 2 di notte e Night City in questo momento sta dormendo. Faccio una sbandata violenta cercando di evitare questo furgone che si ferma davanti a me. Mi fermo un attimo e osservo. Mi fermo un attimo per vedermi attorno come mai si sono inchiodati, e tengo sotto mano ovviamente i cannoni che ho sopra il tettuccio, sia mai che ci sia un'imboscata o qualcosa nei paraggi. Nel frattempo il silenzio, solo il rombo dei motori modificati dell'auto di Varù. Varù, cosa fai? E tiro fuori la pistola pesante e la punto basso in modo che da fuori non si veda verso Mana. Adesso mi dici che cazzo è successo e lo dirai in fretta. Mana è pieno di sangue, sta riempiendo di sangue ovunque lì nell'abitacolo della macchina, e quando vede la pistola che gli viene puntata contro, vedi che per un attimo gli sgrana gli occhi di paura, ma evidentemente l'adrenalina che ha in corpo lo fa agire di più in modo differente. E quindi salta subito in avanti e fa: ma che cazzo fai? Ma sei scemo, porca puttana! Ora pure tu ti vuoi mettere a spararmi? E ditelo, cazzo, che ce l'avete con me, bastardi! Ti ho tirato fuori io da quella colonna. E allora, tanto valeva mi lasciavi morire se mi hai portato qui per spararmi.
Che cazzo credi? Io non lo so cosa è successo. Sono venuto lì per prendere e per controllare quei materiali. E sono usciti dei figli di puttana che ci hanno aperto il culo. 20 colpi abbiamo fatto di questo tipo. Non è mai successo niente. Poi spuntate tu e quell'altro albino là in fondo, che tra l'altro guardalo come gira i cannoni. Cazzo, dimmi se non siete sospetti. Ti do una spinta al tuo sedile, cioè non a te, al sedile dove sei seduto, e vedi che ti do questo colpo e faccio: ah, colpi, ecco qual è il problema. Cazzo, lo sapevo che prima o poi finivo con della gente di merda come te. Vaffanculo, io dovevo farmi la giornata e niente di più, e invece siete sempre lì con le mani nella merda. Beh, allora dammi un motivo per non lasciarti a piedi subito. Ah, te lo do il motivo, non ti preoccupare, te lo do io il motivo. E apro la porta ed esco. Merda, questa roba costerà un casino pulirla. Chiudo la porta col braccio cyber, molto forte. Di sicuro fuori ci sono i segni delle dita dentro la carrozzeria, la parte esterna della carrozzeria. E me ne vado facendoti tre diti medi da dietro, zoppicando e perdendo sangue. E allora, sgommando, esco fuori strada, visto che i miei ammortizzatori sono cablati per fare questo tipo di manovra, e inizio a far perdere le mie tracce per raggiungere la famiglia dei nomadi. Neon, davanti a te l'auto di Varù spegne le luci ed esce dalla strada, dirigendosi nel deserto. Dietro di te è solo un semaforo che lampeggia giallo, e poco distante mana, zoppicando nella tua direzione. Cammina a bordo strada. Cosa fai? Io, dopo che ho intravisto questa scena, ma ignaro di tutto quello che si siano detti, mi avvicino sempre molto cauto a Mana, che ovviamente sta arrancando lungo la strada. Mi avvicino e gli dico: ehi, cosa è successo? Dove te ne stai andando a morire nel deserto? Dai, sali su in macchina, presto. Mana è lì che si stringe il fianco e ti guarda dal finestrino. È successo che quello là mi ha puntato una cazzo di pistola addosso, ecco cos'è successo, e io ne ho pieni i coglioni di prendermi i proiettili. Ciumba, non voglio andare flatline, vaffanculo. Poi vedi che ci pensa su un attimo, fa qualche passo come un animale, no, infastidito, e poi torna da te e si appoggia un attimo alla macchina e fa: te dove cazzo vai adesso? Dai, sali. Conosco un tale che fa riparazioni a domicilio. Forse hai bisogno di una giustata. Allora, rimango lì soppeso la tua proposta, Neon, e poi un colpo di tosse mi fa stringere e piegare a metà, e apro la portiera e salgo. Basta che non ti venga in mente di... Chiudo la portiera. Di puntarmi qualcosa addosso anche te. E mi appoggio. Una nuvola nel deserto si sparge, polvere ovunque. Al suo capo c'è un'auto, e dentro l'auto c'è Varù, che guida verso l'accampamento segreto della propria famiglia. Supera alcune dune e arriva sgommando a una velocità incredibile. Davanti a te iniziano a radunarsi alcune guardie dell'accampamento, che non si aspettavano un arrivo così veloce da parte tua. Ehi, che è successo? Scendo e non dico niente. Dov'è il capo? Alla tenda principale. È lì con Soen. Soen, eh? Soen, tu lo conosci molto bene. È una persona che, da quando è dentro l'accampamento, da molti anni, non fa altro che metterti il bastone tra le ruote. E sai che ha agganci molto potenti all'interno del consiglio della tua famiglia. E allora, prima di raggiungerlo, cerco di chiamare Luxa, visto che non ha visualizzato la merda. Chiami. Tu, 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 tu. Passano 2 minuti nel deserto, nel silenzio, con poche voci in distanza del tuo accampamento, e nessuna risposta. Compare solo il solito messaggio della segreteria di Luxa, che ride assieme a Eliza. Mamma donna, a me dovevano capitare questi rincoglioniti. E mi riferisco chiaramente a tutti,
senza nessuna eccezione. Il mondo è il suo nemico in questo momento. Entro sbattendo la tenda. Via. Perfetto. Davanti a te hai tre persone che sono davanti a una mappa al centro di un tavolo con qualche caricatore qua e là. Le persone in questione le conosci abbastanza bene. Sono Alec, Jess e Soen. Sono i capi dell'accampamento. Alec è colui che guida la tua famiglia. E gli altri due sono, diciamo, i consiglieri fidati di Alec. Soen è un vecchio indiano, uno degli ultimi della sua stirpe. L'avete raccolto nel deserto una trentina di anni fa e da allora segue ciecamente la tua famiglia, dando consigli a ciascuno dei capi che si sono susseguiti. Ti guarda e appena ti guarda, sta in silenzio, inizia a masticare qualcosa in bocca digrignando i denti. Alec invece ti osserva. Ho letto il messaggio. Che è successo? Ci hanno fottuti ed è stato questo stronzo. E gli faccio vedere la foto. Mai visto prima. Beh, quindi... Quindi? Guardo gli altri incredulo. Ti sei bevuto il cervello? Ma ci hanno fottuti i Maestrom. Spiega bene cosa è successo. Ma che cazzo ne so? È arrivato questo tizio con addosso un carro armato e ha iniziato a fare a pezzi tutti. Maelstrom, quei ciumba che mi ha mandato Luxa. Luxa non risponde. Guardalo là come digrigna quel coglione. E guardo Soen. Non lo so. Che cazzo è successo? Soen ti guarda e sputa per terra. Dopodiché guarda la mappa al centro del tavolo e fa... La copre, piegandola. Ora noi dovremmo cambiare l'accampamento, spostare tutti quanti, tutti i mezzi, e tu dovrai risolvere il casino che hai fatto. Non posso sgranare gli occhi, quindi come è fatto? Jess guarda per terra, fa: Ciumba, è veramente un casino. Quei contatti con il Maelstrom erano importanti per noi, bisognerà quantomeno risolvere la situazione. È sopravvissuto qualcuno di loro o sono tutti morti? Sono sopravvissuti quei due tizi, ma su uno non ci giurerei. Perché? Hai sospetti? Beh, io sospetto di tutti, anche di Soen, guarda che faccia che ha. Soen continua a fissarti senza neanche alzare un ciglio. Alec ti guarda e finalmente prende parola. Beh, dacci i nomi dei tuoi compagni di stasera. Come si chiamavano? Si chiamavano... come si chiamava quello con tre braccia? Vabbè, uno ha un braccio metallico, serve il suo nome. Lo si vede lontano un chilometro. Mana. E okay. L'altro si chiama Neon qualcosa, lo ricordo perché il nome è simile al nostro clan. Perfetto. Allora, ragazzo, tu sei marchiato. Chiaramente verranno per te. Hai fatto tu il casino. Questo lo noi... dice Alec. Sì. Noi ora sposteremo l'accampamento. Cercheremo di depistare il più possibile le nostre tracce per non portare i casini alle famiglie che vivono con noi. Se tutto va bene, tra qualche giorno verremo a darti una mano. Questo te lo prometto. Perché tu sei parte del nostro sangue. Sei parte della nostra famiglia e del nostro clan. Beh... E abbasso il volto a terra. Lo capisco. Capisci, vero? Quello che ti sto chiedendo lo so che è un peso enorme, ma è soprattutto per la salvezza di chi vive con noi. Ho delle responsabilità. Lascia perdere i tuoi diverbi con Soen. Io e Jess siamo preoccupati più per quello che potrebbero fare il Maelstrom a noi che ad altro. Anch'io, cazzo, per quello che vi continuo a dire che sono degli... Ma che serve? Vabbè, la macchina è là, cercate di mettermela a posto, almeno fate questo. E vado verso il girocottero. Vedi che quando esci, Soen ti guarda sorridendo e riapre la mappa. Me ne vado. Perfetto. Neon, dove stai guidando? Allora, io in tutto ciò vedo che Mana sta molto male. E comincio a guidare e andare verso una direzione che a me può sembrare sicura e nota le virgolette.
Nel frattempo comincio a fare una serie di domande poco sgamabili a Mana per capire che cosa sia successo in macchina e perché ci sia stata questa reazione. Magari c'è qualche informazione che io non ho al riguardo di quello che è successo all'interno di quel magazzino. Allora, cosa è successo là in macchina? E soprattutto, cosa è successo là in magazzino? Le cose non mi sembra che dovessero andare in quel modo. Dimmi un po', Mana. Ma che cazzo ne so io? L'hai visto anche tu cosa è successo? Eravamo lì e sono saltati fuori quei... maledetti, non... saranno quelle cazzo di lotte tra bande che fanno tra di loro, non ne ho idea. Non avevo mai lavorato prima per quella gente lì, quindi... E quel tizio, quel carro armato, l'hai riconosciuto? Ti è sembrato che facesse parte di qualche banda vista in giro? No, io non ho mai visto nessuno, non ho mai visto voi, non ho mai visto nessuna delle facce di stasera. Cazzo, me la sono presa nel culo da tutti i punti di vista. Porca puttana. Intanto vorrei sapere se posso fare una prova di pronto soccorso per cercare di fermare l'emorragia o comunque, insomma, almeno non certo. Morire qua sul posto. Certo, certo. La CD è 13. Mana estrae degli aghi e del disinfettante dalle sue borse. Se lo tira addosso sulle ferite mentre prova a ricucirle. E le ricucisce abbastanza bene, rattoppando qua e là dove è possibile i buchi che aveva. Perde ancora un po' di sangue e sicuramente gli rimarranno degli ematomi i giorni successivi, ma quantomeno ha disinfettato e chiuso le ferite. E Nion, io... E quell'altro invece, quel Varù, come mai che è andato via sfrecciando così dopo che è successo tutto questo casino? Te l'ho detto, Ciumba, quello lì era fuori come una pigna. Non lo so che cosa, era troppo agitato, evidentemente. Ha detto che hanno fatto un sacco di colpi e che è andato tutto bene, ma quando siamo apparsi noi è andato tutto di merda, quindi di sicuro c'era qualcosa sotto. E quindi è per quello che l'ho mandato a cagare. Già mi aveva puntato un'arma contro e... cazzo, mi sono preso io le pallottole stasera, perché puntare a me l'arma? Lui è arrivato dopo di noi e poteva organizzare un bel colpo a doppio gioco. Però non ha senso, perché ha scaricato le cose e comunque hanno sparato anche a lui. Mi sorge un po' il sospetto che questa Eliza abbia organizzato qualcosa che noi non sappiamo. Magari qualcuno sopra di lei addirittura abbia organizzato un colpo di quale noi non sapevamo nulla. Beh, che qualcuno ha organizzato qualcosa è ovvio, e l'ha detto anche Varù. Il colpo aveva a che fare di sicuro con quella roba che trasportavano, quella banda lì, come cazzo si chiamavano. Ma se vuoi la verità, Neon, a me non me ne frega niente. Io voglio tirarmene fuori e basta. Io nel frattempo comunque guido, come dicevo, verso la cittadina più vicina a me sicura. Però non sto correndo eccessivamente. Siete dentro in città. Cioè eravate al confine prima col deserto, adesso siete proprio dentro città. Dove ti stai dirigendo, Neon? Allora, io mi sto dirigendo a un punto a me familiare, dove so che ci sia una clinica lì vicino che non fa troppe domande, non chiede troppi soldi, e quello che fa, insomma, è un po' come viene, allora, diciamo. Mi tiri un local expert. Allora, hai sentito di un medico che opera dentro un convini, un negozio H24 ore. Un pakistano, serve a ogni ora del giorno, accetta clienti che hanno bisogno di piccole sistemazioni. Ok, allora mi dirigo lì e una volta arrivati, ovviamente dico a Mana, dai, vai là dentro e fai il nome di tizio. E vedrai che lui riuscirà a rattopparti un attimo al meglio. Io nel frattempo... Si chiama Rajed. Rajed, ok. Io nel frattempo vedo di chiarirmi un attimo le idee. Mana, di fronte a te hai questo piccolo negozio H24 ore. Ha una pensilina e davanti alla porta ci sono le tendine, quelle con le perline, no? E Neon lo vedi pensieroso alla guida mentre il motore è acceso. Mi fermo un attimo ad osservarlo e ripenso alle tutte le domande che mi ha fatto, a quanto... anche Varù era super nervoso a quello che è successo, e mi puzza un sacco tutta la situazione, tutta la serata.
Dopodiché faccio qualche passo e entro nel locale. Mi guardo attorno per vedere se c'è qualcuno. Entri. L'unica persona che c'è è questo pakistano alla cassa, che ti guarda e fa: scommetto che tu hai bisogno di essere rattoppato. Ehi, sei uno che ci vede. Ci si vede proprio lungo. Mi hanno detto che qua c'è un bisturi, un certo Rajed. Sei tu? Mi qua si avvicina a te, ok? Mentre sei all'entrata, ti fa entrare, chiude la porta e gira il cartello e mette il closet. Vieni, vieni amico, vieni qua, vieni vicino alla cassa. Vado, mi avvicino. Ti fa sdraiare sulla sua poltrona reclinabile, si mette vicino a te su uno sgabello e prende da sotto la cassa ago e filo. Dentro un pacchetto, li apre, inizia a ricucirti, a sistemarti le ferite che ti eri sistemato anche tu. Vedi che è sapiente nel suo lavoro, è uno che lo sa fare. E non solo, nel mentre ti dà anche lui il suo numero e un paio di pasticche. Ti guarda e fa: a fine lavoro. Queste oggi e domani ti aiuteranno. Ok. Ti daranno una mano. Le metto via, le metto in tasca e dico: grazie. Di niente, sono 50 Eddy. Prendo il mio borsone, ci frugo dentro e gli passo i 50. Nel mentre, Neon, tu guardi la strada, fissi la strada intensamente mentre i pensieri si accavallano nella tua testa e qualcosa non ti torna. Ti viene un forte crampo alla testa. Te la tieni un attimo. Dimmi, cosa fai? In uno di questi attacchi di crampi comincio a strippare un attimo. Mi sento un po' confuso. Comincio a guardarmi attorno sospettoso e comincio a vedere come se ci fosse qualcuno che mi osserva. Che non sia da solo, che qualcuno mi abbia seguito, un po' paranoico. E allora comincio a pensare di guardare dentro la macchina, dove mi trovo, se ci sia qualcosa, un trasmettitore, un segnale, dei dati, dei documenti, qualsiasi cosa che possa ricondurmi a tutto quello che è successo prima, che non mi torna. Mi fai un test di perception. Cerchi nei cassetti di quest'auto e l'unica cosa che trovi, tirandola su e vicino a te, è una vecchia lampadina rotta. Stranamente, questo oggetto ti fa venire un forte mal di testa. Non capisci il perché. Lo fai cadere e ti accorgi, quando stai per raccoglierlo, che non c'è mai stato. Era un'allucinazione. Proprio nel mentre che si apre la portiera ed entra Mana. Ehi! Wow! Allora com'è? Sei chill? E guardo Neon per capire come sta. Io lo guardo molto perplesso e un po' diffidente. Come ripeto, la paranoia è ancora lì. Sto riflettendo bene su cosa fare, perché sono un attimo bloccato nell'analizzare la situazione. Non mi fido di quello che sia successo. Allora io ti guardo e ti faccio: ehi! E con tutte e tre le mani schiocco le dita contemporaneamente. Clac, clac, clac. Ehi! Ma ci sei? Tutto a posto? Forse. I nostri protagonisti hanno bisogno di dormire. Ma un protagonista che non sta sicuramente dormendo è Varu, che in questo momento si accinge al suo girocottero. Allora mi avvicino a questo mezzo, che ha la forma di una specie di siluro bombato. Ai lati ha due grosse prese d'aria e sul retro ci sono due specie di ali che si conformano come dei contenitori di grosse pale. Ci salgo sopra. Quando cigola, perché cigola purtroppo, va oliato un pochino ogni tanto, penso a cosa fare. Così prendo il mio agent e chiamo il mio amico. Quel mio amico che, infatti, mi guardo intorno prima di chiamare. Non è bene che la mia famiglia sappia che ho. Compare il nome del tuo amico. Red ha puntato. Ehi! Ah, Varu, ma ti rendi conto? Mi stai chiamando alle 3 di notte. Sì. Dimmi. Che succede? Senti, ho bisogno dell'equipaggiamento a credito.
Sono in un gran casino. Che è successo? Spiegami tutto. Ah, lascia perdere. Meno sai e meglio è. Mi serve solo qualche manciata di proiettili. Va bene, te li posso trovare scontati per te. Ma solo perché è importante. Certo, figurati. Scontati a zero, spero. Qualcosa dovrò mangiare pure io. No, del 50% però. Questo te lo assicuro. Va bene. Ti raggiungo al solito posto. Quello che voglio fare, Master, è fare rifornimento, perché se vado in città o se mi becca qualcuno mi tocca lanciargli le scarpe. Ok. E poi quello che voglio fare è andare col girocottero a fare i spenti e cercare, per quanto io ne so, il più vicino ricucitore, cercare la macchina del capo dei Maelstrom e seguirli sempre in maniera defilata. Ok. Mi fai un tiro anche tu di conoscenze local, CD 18, e okay. Poi ti segni i proiettili che prendi, costano 5 euro dollari invece che 10. Neon, nel mentre hai deciso cosa fai, Mana, vuoi dire qualcosa a Neon prima di partire? Sì, dopo che appunto gli ho chiesto come stava, perché lo vedevo un po' strano, Mana fruga nel suo borsone e tira fuori una lattina di... come si chiama? Smash, se non sbaglio. Correggimi, Master. Sì. Sì, sì, confermo. Sì, la Smash, ok, che è praticamente un alcolico, giusto? Lo Smash dovrebbe essere una droga del futuro. Sbaglio? Rientra sì nella sezione delle droghe, ma dovrebbe essere... Sì, è tipo un liquore giallo. Tra la birra e il vino, una roba insomma, un distillato. E comunque apro questa lattina e gli tiro giù un grosso sorso, vedi proprio... E fatti un goccio, che qua... Comunque ce la siamo vista veramente di merda questa sera. E poi... Adesso guardo l'orologio, l'ora che appare sotto la mia pelle, sul braccio. Vedo che ormai sono le 3 di notte, giusto? E mi dico, dove pensi di andare? E poi con questa, e gli do un colpo alla macchina. Questa non è tua. E di sicuro i proprietari, se sono come quei poser che abbiamo incontrato, la rivogliono, eh? Quindi è meglio che te ne liberi prima che puoi. Allora io in tutto ciò risanisco un attimo e dico: ascolta Mana, non so se tu hai un posto dove stare in questo momento, ma forse sarebbe meglio muoverci, e soprattutto avrei bisogno di chiederti un favore, ma te lo chiederò quando arriveremo a destinazione. Ora è meglio muoverci da qui, perché non mi fido. E mi dirigo appena mi darà una posizione Mana, se non ce l'ha, comunque io intanto accendo l'auto e mi muovo. Siamo fermi già da troppo. Allora, Mana scopri che non ha nessuna posizione in cui mandarti. Infatti ti dice: beh, si gratta della grossa cespa di capelli ricci che gli cadono sulle spalle. Beh, io in realtà speravo di fare i soldi per prendermi una stanza questa notte. Invece sono al verde, quindi al massimo andrò a dormire sotto un ponte. Però, e ci penso un attimo, volevo sapere, Master, se posso fare qualche prova di tecnologia per effettivamente vedere se la macchina è tracciata. Fai un tiro di tecnologia. Diciamo che sono lì e vedi che poi mi fermo un attimo a pensare, dico, però fammi un attimo vedere questa macchina, che è già un bel po' che siamo qui sopra. Non hai più il malus di -2 perché le tue ferite sono state trattate. Ok. 23, ragazzi. Ti accorgi che sì, nella radio, nella piccola radiolina che hanno, con un piccolo comunicatore attaccato per parlare a distanze, sì, c'è anche un tracciatore GPS. È probabile che ci sia anche un microfono, e quindi hanno sentito tutto quello che abbiamo detto finora? No, il microfono si attiva solo se alzi il ricevitore. Ok. Allora rimango un attimo lì, mi guardo intorno dopo che avevo detto quella cosa, poi ti dico: ah, eccolo qua. Di sicuro, comunque, do un colpetto alla radio col dito di metallo. Lo sanno bene dove siamo, quindi è meglio se tu vai dritto da qualche parte. Anzi, vai verso
poi verso una Beaverville, qualche corporazione, facciamogli credere che siamo con quelli grossi. E poi lì ce la finiamo. Quindi perfetto. Tu in tutto ciò mi hai detto di questo GPS, sì, giusto? Esatto. Ok, dopo l'analisi. Perfetto, allora io mi avvio e mentre ci avviamo ti dico... Ah, vedi, lo sapevo che eri uno che ci stava dentro, che era in gamba. Dimmi un po', Mana, puoi rimuoverlo questo meccanismo? Prima ce ne liberiamo meglio è. Beh, sì, posso rimuoverlo, ovvio, ma non lo so, secondo me... Se noi lo rimuoviamo, poi quelli pensano che effettivamente volevamo buttargliela al culo e prendergli la macchina. Se noi invece gli lasciamo tutto, cazzo gliene frega. Neon, muoviti pure sulla mappa. Questa è la città. Al momento siete a Daywood. Diciamo che è la zona in cui probabilmente hai la tua abitazione al momento. E dove ce l'ha anche Varu. Ok, giusto a scopo informativo, dove si trova l'officina di Eliza? Sulla mappa qui è dove ha l'officina Eliza, dove stanno costruendo la mega archeologia. Ehi, Mana, andiamo a farci una chiacchierata da Eliza. Quando dici così vedi che, ma senti, non è il caso di andarci domani, al massimo di lasciar stare tutto. In quel momento, Varu, la macchina è stata ferma da troppo tempo. La vedi? È lì sotto. Si muove piano. E allora... Per ora li osservo. Non lo so, Mana, non lo so. Io non mi fido di questa situazione. E noi lasciamo la macchina incustodita una notte. E poi questi sanno dove siamo. Non lo so, la cosa mi puzza estremamente. Mi sembri un tipo sveglio in gamba. Vuoi veramente lasciare tutto al caso durante la notte? No, non al caso. Cioè, io ti ho detto... Andiamo con la macchina verso una zona dei quartieri alti, verso una corp, e lasciamo lì la macchina e poi ce ne andiamo a piedi. Ok, io non sono al 100% convinto di questa cosa, nel senso che... È tipo che vedo Manu che cerca di... Ti vengo in salvataggio, tranquillo. Allora io faccio il giro largo, li supero e scendo in modo laterale, visto che mi hai detto che stanno guidando lentamente, con chiaramente il lato esposto, quindi io guidando sono ben visibile, e faccio segno con la mano mentre sto scendendo lì davanti, lasciando chiaramente un passaggio per andarvene casomai. Vedi appunto questo girocottero scendere e sopra c'è Varu. Quando lo vedo, cazzo, ci fa ancora qui quello. Un piccolo dettaglio, vedete che il girocottero è moddato e sulle diramazioni della fusoliera che danno su queste ali, il veicolo non è gigantesco, e ci sono come delle specie di sidecar, altri due posti sono stati aggiunti. Ok, allora quello che vedi, Varu, è un oggetto che arriva verso di te, perché Mana, quando lo vede e dice che cazzo ci fa, è ancora lì che lo indica, è il terzo braccio di metallo, scatta in avanti, Neon, cioè non te lo aspettavi, ed entra a strappare la radio, ok? E dopodiché, che il finestrino sia aperto o no, la scaglia fuori, verso la V su cui si trova Varu. Sì, sì, più che una V è un girocottero, sai? È sì, sì, okay, okay. Una specie di moto in confronto a una macchina. Ok. Questa radio arriva praticamente ai piedi del girocottero. Ok. Ma che stai facendo? Secondo te come fa a sapere dove siamo, quel pezzo di merda? E con due braccia vengo fuori e vedi che ti mando di nuovo a fanculo e ti dico: che cazzo vuoi ancora? Vieni qua se hai problemi. Io immagino di non sentirlo con il rumore del girocottero, quindi lo parcheggio e scendo. Io intanto ho messo mano sui cannoni che ci sono sul tettuccio. Dettaglio, sono disarmato. Ok, io infatti non apro il fuoco, ho solo puntato sti due cannoni in direzione di questo girocottero col motore acceso. Arriva Varu. Quando mi avvicino mi fermo pochi metri davanti al cofano. Scendo. Possiamo parlare come persone normali e guardo lui scende.
Possiamo parlare come persone normali che non puntano le pistole addosso agli altri? Possiamo farlo, eh? Sì, per me possiamo farlo, e per te? Per me va bene. Di a quel tizio di far scendere quei cosi, e indico quelle canne che escono. Dimmi dalla... un po' come facevi a sapere che ci trovavamo in questo punto. Esatto. Tu che te ne sei andato via. Osservo la macchina, è molto appariscente, immagino, il capo dei Maelstrom. Sì. Esce del fumo dai fuori di proiettile? No, il fumo non esce più dal fuori di proiettile, però è una fiancata piena di fuori di proiettili, sì. Ti guardo e guardo la macchina. Davvero? Ti dico. Sei serio? Ma sì, è di tutta la stracazzo di città, tu sei arrivato dritto qui sopra di noi, eh? Chissà come mai. Avete fatto sino un chilometro. Abbiamo effettivamente fatto Siena un chilometro. Sì, siete rimasti più o meno nella zona in cui vi siete detti addio. Ok, allora mi guardo dietro, poi guardo Neon dentro la macchina. Cazzo, sembrava di più! Porca puttana, ne do un calcio alla ruota. Beh, facciamo così. Diciamo che per ora io non penso che siate collegati a quei figli di puttana. Cioè, guardatevi, siete ancora qui, con una macchina scassata e rubata, ai Maelstrom. Cioè, o siete stupidi o siete coraggiosi. Non sono sicuro quale dei due. Io quello che so è che devo lavorare, ok? E per colpa delle tue strozzate, di quei poser, dei booster, non lo so chi cazzo siete. Non riceverò niente. Fa culo. Quando dici così, vedi che non reagisco. Non solo, ragazzi. Vi accorgete che piano piano sta sorgendo il sole sulla città. Sempre più persone si fanno vedere per strada. Un tizio con una canottiera unta che porta una pesante sporta piena di cose alla mano vi guarda mentre passa dal vicolo in cui vi siete messi a parlare, probabilmente a parcheggiare i vostri mezzi. Sentite, saliamo sul mio girocottero, ditemi voi dove andiamo, ma togliamoci dai piedi e lasciamo quella carretta lì. Sei veramente sicuro di voler lasciare l'unico mezzo che ci potrebbe essere di scappatoia per questa situazione con i Maelstrom qua in mezzo alla strada? Io direi di parcheggiarla in qualche magazzino, lasciarla lì e chiarirci tra di noi su questa situazione una volta per tutte. Neon, siamo già fottuti. Non c'è una scappatoia. Non hai capito, sono in Maelstrom. Tu sei allora fottuto, perché non cominci a parlare voi un po'? Questo casino. E ci parliamo proprio sopra. Cioè proprio... Devi cominciare a svuotare il sacco allora, Baru. E allora il sacco lo svuoto io per prima, ok? Però salite intanto. Qua non è un buon posto. Guardo Neon. Beh. Vabbè. Da. Fanculo anche quella macchina. E vado verso il sidecar del girocottero di Baru. Ok, prima di salire mi avvicino a Neon e gli dico: davvero non pensare di cavartela con una macchina forata. Quella gente è fuori di testa. Non so neanche perché la mia famiglia ci commerciava. Allora io vedo un vicolo un po' angusto lì vicino e parcheggio la macchina. Cerco di mettere una zona d'ombra un po' nascosta. Però mi segno nel mio database GPS la zona precisa di dove si trovi. Ovviamente il GPS interno è stato staccato, quindi prima di andare via gli do un calcio e lo faccio volare dall'altra parte della strada, giusto così per depistare un po'. E dico: va bene Varu, ma mi devi spiegare bene cosa è appena successo e soprattutto mi devi spiegare tu un po' di cose. E con la mano comunque bella afferrata sulla tasca all'interno dove tengo la fondina, decido di seguirli anch'io. Ok, allora se salgono tutti e due io decollo e in modo molto lento e chiaramente non sospettoso visto da fuori mi dirigo verso un locale probabilmente. Perfetto. E gli chiedo proprio: avete posti preferiti in cui parlare? Io ho bisogno di mangiare. E tutti belli stanchi effettivamente. E io gli dico: fai dove ci sia casino, sennò mi addormento. Ok. E cerco un locale in cui so che i Maelstrom non entrerebbero mai. Tra la mia lista mentale. Mi fai un tiro di gamble. Ti viene in mente? C'è una mensa pubblica
gestita dai locali chiamati Angeli, per i poveri. È una mensa per gente che è senza nulla. Sicuramente lì non troverai mai il Maelstrom. Ho una domanda invece per il Master. Devo fare un tiro adesso per resistere alla dipendenza da Smash? Yes, e la CD è 15. Resiste alla droga. Mentre guido mi giro un attimo verso Neon e gli dico: facciamo così, penso che sia più utile che tu mi chieda quello che vuoi sapere. Meno uno, ragazzi. Dimmi un po' perché te ne sei andato via e soprattutto cosa è successo nel tragitto mentre noi eravamo nel magazzino. E qua mi sembra che tu sappia un po' di cose in più rispetto a quello che so io. Beh, certo, è il vostro primo lavoro questo, vero? Diciamo pure di questo tipo. Beh, dovete sapere intanto che in lavori di questo tipo non esistono giornate in cui tutto va liscio. E tutte le puttanate che ha detto Luxa, non capisco come abbiate fatto a bervela. Cioè, un lavoro liscio, 500 crediti, così, per niente. E poi assume voi e noi dobbiamo fare finta di non conoscerci, coi Maelstrom. Ah, dannazione. Io sono rimasto solo per il bene che voglio alla famiglia. E dimmi un po', in che rapporti sei rimasto con questi Maelstrom tu? Perché a quanto pare io non ci avevo così tanto a che fare prima di questo lavoretto. Eppure guarda com'è andata a finire questa situazione. Sono degli stronzi, me l'aspettavo un giorno qualunque che succedesse una cosa del genere. Ma Alec, no! E vedi che cambiano colore le lenti, diventano tipo rosa e sfarfallano. No, noi stiamo facendo degli affari d'oro, abbiamo bisogno dei Maelstrom. Loro arrivano dal nulla, nessuno gli dice niente, non ci conoscono e contattano noi, ovviamente. Pah. Cazzo, dovrei guidarla io con la famiglia, sono proprio tutti sciroccati lassù. E mi distraggo mentre lo faccio sbandando il girocotter. Mana, in tutto questo è lì che guarda fuori, o guarda a terra, no? Con i capelli al vento, lo vedi piuttosto svogliato a riguardo. E poi a un certo punto, con le braccia fuori, ma quello di il braccio cibernetico che invece lo tiene ancorato al bar, praticamente. Ma senti come parla questo? Cosa sei, l'ultimo della banda, sì. Ultimo della banda. Ma che stai dicendo, Chub? Poi scuoto la testa, ti dico. Cioè, mi sembra assurdo. Mi sembra veramente assurdo che avete fatto un casino del genere per neanche voi sapete che cazzo state combinando. Io so cosa sto combinando, sto obbedendo a quello che ha chiesto la mia famiglia. Nel frattempo siete arrivati. C'è questo palazzo con un cortile, con campi da basket. Ovviamente i cesti sono distrutti. Lì vicino c'è quello che sembra una vecchia chiesa. Qualche senza tetto qua e là. E una fila davanti alla chiesa. Ci sono varie persone con dei carrelli che girano davanti a questa fila, che distribuiscono dei bicchieri e poi una zuppa calda dentro i bicchieri, tenendo conto che oggi è il 2 agosto. Solo una cosa, Chumbas. Qua iniziate a parlare dopo che la gente sta mangiando. Questi si venderebbero pure la madre per una dose di qualcosa. E se ci sentono siamo fregati ancora più di adesso. Sì, dimmi qualcosa di nuovo, dimmi. Io boffonchio, e allora perché diavolo ci hai portato un luogo del genere? Ma... Beh, qua non ci sono i Maelstrom. Per cominciare, tu lo sai perché questa è una zona frequentata dagli inquisitori, che è una gang di gente che abborra il transumanesimo, e sono la gang i Maelstrom. Molto spesso si trovano Maelstrom bruciati vivi agli angoli delle strade, sono piccole smacchi che si fanno l'uno con gli altri. Piccoli smacchi, sono via, sono ragazzi, no? Così gli hanno bruciato l'amico. Boh, io direi che magari se vi va vi invito a prendere qualche cosa da mangiare e da bere, ci sediamo su qualche gradino e mentre anche gli altri mangiano e sono concentrati sul cibo parliamo. E io ti dico, vabbè, ti aspetto lì fuori. E allora prendo qualcosa anche per lui. Perfetto, arriva Varu con questo vassoio con tre bicchieri
questo liquido molto caldo, e lo notate, è una broda con scarti di cibo mischiati dentro. Mangio volentieri. Sa più di spezia che di altro, ecco. Va bene. Sì, sì, non si fanno gli schizzinosi qua. No, anzi, vedi che mangio con particolare foga, proprio... Anche se avevo detto, ma io aspetto qua, poi arriva, dico, oh, la respiro praticamente. Invece Varù la guarda e quando vede la tua voracità te l'appoggia di fianco senza dirti niente. Ti guardo, guardo l'affare e ti dico, beh cos'è, prima volevi farmi la pelle, adesso sei diventato il più buono del circondario. Cosa stai nascondendo? No, 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 che cazzo stai nascondendo? Ci metto un dito dentro e faccio così. Niente, mi fa semplicemente schifo e non sono dell'umore. Mangio come un'anatra. Beh, quindi se avete domande fatemi. Io vedo che comunque siamo abbastanza distanziati dal gruppo di senza tetto che si stanno cibando. Allora, con un po' più di tranquillità ti chiedo, senti, ma Varù, tu hai detto che stavi solo obbedendo degli ordini, che stavi seguendo quello che ti hanno detto di fare dal tuo clan e dalla tua famiglia. Ma se tu già sapevi che saremmo finiti in una situazione del genere con questi Maelstrom, perché hai accettato questo lavoro? Soprattutto con due estranei. Dimmi un po', volevi fare il rambo della situazione? Dovevi dimostrare qualcosa? O c'è qualcosa di più? Non credo che capiresti. Mi passo una mano davanti alla faccia e ti dico, beh, funziona così. Non è la prima volta, infatti, Varù, che collabori con degli sconosciuti, dei fixer che si agganciano alla tua famiglia per qualche incarico. Forse questo era effettivamente l'incarico che sulla carta era il più liscio di tutti. Eppure guarda in che situazione siamo finiti. La tua famiglia ti ha mandato in una palese imboscata. Questa cosa non ti puzza un po'? A me parecchio, perché ci stavo rimettendo la vita. Se anche fosse, non sono affari tuoi. Lo è dal momento in cui collaboriamo insieme. Certo, almeno questo lo dici tu. Dimmi come sei arrivato lì, da Luxa, al tuo primo lavoro di questo tipo. E mentre mi dice questo, mi accorgo che ho un lapsus tremendo, un mal di testa fortissimo, e mi sembra quasi di non ricordare come io sia finito in quell'officina. In quella situazione dove apparentemente mi stavo fidando, tra virgolette, di un incarico che era al di fuori di quello che facevo in maniera ordinaria. E allora lo guardo un attimo, sempre più sospettoso di prima, le paranoie cominciano a salire e ancora vedo queste ombre, sento questi occhi puntati contro e mi guardo, cercando di non destare troppo sospetto. Nel mentre Mana mi fa un altro tiro di resistere a torture e droghe. CD9. Ragazzi, abbiamo un... Perfetto. Good job. Cosa fate, ragazzi? Sta passando il tempo. Sono le 6 di mattina. Dico proprio a Varù, senti, cazzo, ci hai portato qui, ci hai seguito, hai fatto tutto il casino e alla fine ci hai fatto solo domande perché per capire che cazzo c'è dietro, però non hai detto niente fondamentalmente, quindi se vuoi dire qualcosa, sennò io me ne vado. Scusami, ma non te ne vai da nessuna parte finché non mi spieghi perché non sei collegato a quel macello. Io l'ho fatto e io ho risposto alle domande, non ho fatto domande. Attenzione. E tra l'altro il tuo amico non ha risposto. Da casa abbiamo un vantaggio per il prossimo tiro, ragazzi. Da Robo Papero. Grande. Robo Papero chiede. Penso che chiedesse se fu per il tiro precedente. Questo facciamo in tempo. Però... Ah, ritiralo nel mentre che rispondete, assolutamente. No, ma sul serio, cioè. Beh, già meglio di uno. Vabbè, ma insomma. Mana, senti il tuo stomaco che si lamenta del cibo che hai appena ingerito. Però ancora nessun effetto. Comunque dicevo, appunto, stava dicendo Varù, no? Che lui ci ha dato le spiegazioni qua e là. E gli dico, non ci hai spiegato un cazzo. Cioè, che cosa
Che cosa stavi? Cosa vuoi sapere? Cosa stavi trasportando? Che roba c'era? Che cazzo dovevano prendere? Perché i Maelstrom? E soprattutto, sai cosa ti dico? A me non me ne frega niente, né della tua famiglia, né dei Maelstrom, né di che cazzo ci avevate su quelle casse. Il problema è che hanno mandato me a controllare quella roba e me l'hanno messa nel culo, ok? Chi ti ha contattato? Mi fermo e ci penso. Beh, come sempre, un cliente tira l'altro e Eliza mi ha contattato. Anche a te, Neon, adesso che il mal di testa ha sbucato, ti viene in mente che è stata Luxa che aveva sentito il tuo nome da qualche corporativo? Ok. Ho sentito una grandiosa idea. Neon, dimmi se sei d'accordo. Perché non chiamiamo Luxa tutti insieme? Allora, io in tutto ciò sono ancora un attimo scioccato perché non ricordo come sono finito in quella situazione, ma nel mentre risponde a questa domanda del dove appunto Varu, scusa, risponde, dice Eliza e quindi di conseguenza Luxa, mi viene giustamente in mente di, come ha detto Mana, di, scusa, Varu, di contattarla, e quindi lo guardo e dico: forse questa è una buona idea. Però sono ancora un attimo scosso, sono bello provato. Speriamo che risponda questa volta, Mana. Io ho una domanda, perché non mi ricordo più, scusatemi, la differenza tra Luxa e Eliza. Luxa era il fixer, quella tutta vestita bene. Ok. Eliza era il tecnico. Ok, perfetto. Ed erano quella amiche dell'infanzia. Esatto, loro erano amiche, perfetto, e quindi... Io ero stato contattato da Eliza. Luxa l'ho conosciuta lì, sul posto. Sì, mentre ecco, invece Neon è stato contattato da Luxa direttamente. Ah, ok, ecco, perfetto. Mi ero un po' messo in confusione, scusate. Nessun problema, sì, sì. A proposito, Master, infatti io voglio chiederti se posso fare una ricerca tramite la rete di questa Luxa. Se riesco a scoprire qualcosa in più che possa interessarmi, cioè qualcosa anche che mi possa collegare o di qualsiasi assolutamente, tipo. Assolutamente, assolutamente sì. Se me lo rendi noto, aspetto a telefonare. Mi fai... Allora, ecco, infatti io ti faccio un attimo, dopo che ti ho detto forse è il caso di contattarla, però poi ti faccio subito cenno, infatti mi vedi che sono un attimo, dico aspetta un attimo, perché vedo che voi due comunque stavate un attimo discutendo a riguardo. Prendi il tuo agent, inizi a digitare il nome Luxa, a ricercare, e mi fai un test di deduction. Non trovi molto, nel mentre parte la chiamata. Immagino che stavi per chiamare, no? Sì, aspettavo sue dritte se mi facevo... Comunque sì, fai che... Parte la chiamata in viva voce. E sentite tutti quanti. Tu 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 tu. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Ehi, che metti fai? Giù. No, Eliza. Merda, questo non c'era prima. La richiamo e provo a risentirlo. Stessa cosa. Come ho detto prima, forse dovremmo andare a fare una chiacchierata da Eliza. Sapete tutti che Luxa vi aspetta. Ecco. Ha un indirizzo ben preciso, ve l'aveva dato a tutti Hotel. Sul nostro agente. Scambiamoci il numero, sarà il caso. Le do perché il vi ricordo che non abbiamo il nostro numero. Certo, noi tra. Sì. Do il mio numero e poi rimango lì così un attimo pensieroso con la testa tra le mani. Cazzo. Forse è meglio prima andare a vedere da Eliza. A questo punto, se era tutta una trappola, il punto d'arrivo sarà ovviamente un'ennesima trappola, giusto? Sì. E forse io... anche le nostre case. A tal proposito, infatti, io comincio un attimo a... Man mano che il tempo passa a strippare sempre di più, e mi accorgo che la stanchezza si fa sentire, perché la mia ansia comincia a salire sempre di più. E allora vi dico... Però loro non sanno che noi siamo andati via dei testimoni. Forse sì, forse no. Scorro l'agent e ti faccio vedere la foto del tipo carro armato. Lui ci ha visti. Questo tipo incazzato col fucile
gli occhi completamente iniettati di sangue, l'armatura di Kevlar quasi semidistrutta e fumante, e il sangue che zampillava di fuori dalle ferite. Faccio un piccolo montaggio come quelli che si fanno su WhatsApp, ci scrivo figlio di puttana e poi ne mando una copia sia a lui e sia a Mana. Ottimo, perché io non sapevo delle foto, infatti io ero in macchina a farmi tutt'altro al momento, vabbè. E allora dico che forse però è il caso di andare un attimo a un punto più riparato, meno esposto, e chiedo nuovamente, però non a Mana, Baru, senti un po', tu conosci un posto magari anche ignaro dalla tua famiglia, e ti guardo un attimo cercando di non destare sospetti, è meglio che nessuno, e ripeto nessuno in questo momento, sappia dove siamo. Ho un contatto, però vorrà dei soldi. Non hai un magazzino, non hai un posto, un deposito? Meno contatti meglio è. Accidenti, cosa pensi, che io sia uno di quegli stronzi, e indico verso il centro dei corporativi, che schiocca le dita e caga un appartamento? Giumba. Ah, allora chi è questa persona, questo contatto? Dimmi un po'. Si chiama Red. Dannazione, l'ho già chiamato alle 2 del mattino. Mi farà un culo quando mi vede. Provo a chiamarlo. Sì? Pronto? Senti la voce stanca. Ciao, Ciumba. Ma quanto mi vuoi bene? Ma è quanto tu me ne vuoi per chiamarmi così spesso, bella innamorata. Dimmi tutto. Ah, sei troppo forte. Senti, non è che hai anche un posto da consigliarmi? Uno di quelli, sai, di quelli nostri. Potrei consigliarti, dipende da quanti soldi hai da spendere. Però la risata non è affatto convincente. Da fuori è ancora peggio vista, Neon. Se ne è abbastanza, c'è un hotel che ti può tenere per un giorno intero e sei protetto da corporativi, da polizia, da tutto quello che vuoi. Hanno anche una clinica privata all'interno, ma è molto costosa. Ci ho portato uno stronzo qualche tempo fa. Dannazione, di sicuro non è roba per me. E allora, se risichi un bel po', conosco un motel sulla Route 101. Metto un attimo la mano sull'altoparlante, chiaramente una cosa antiquata, indica che io ho utilizzato dei mezzi di comunicazione molto antiquati probabilmente nella mia vita, perché basta mettere il muto. Ehi, quanti soldi hai? Io guardo e dico, perché? Io sono un po' secco. Ti sta dando un posto fidato? Io nel frattempo volevo provare, Master, a fare un tiro di osservare qua attorno. Aspetta, mi fai un bel perception. Guardala la paranoia in real life. Nel frattempo ti ho segnato il motel. Sono tornato, ragazzi. Ti riaggiorno, praticamente. Grazie. Ho chiamato Red, il mio amico di prima, e sto cercando un posto safe in cui passare la notte. Il punto è che ci vorranno dei soldi e io ti dico già che non li ho. Io ti rido così quando si parla di soldi. Sì. Ho riso anch'io prima. E ho guardato Neo. Ed esco con tre braccia, tre tasche differenti che ribalto e da cui non cascono fuori neanche le briciole. Il mio tiro, Master? Allora, tu noti che c'è qualche barbone che ogni tanto vi guarda e parla, parlotta, indicando soprattutto Mana. Ok, andiamo, non ti preoccupare dei soldi. E faccio fretta e comincio a agitarmi un po'. Ciumba, tutto a posto per i soldi, andiamo in quello che costa poco. Sì, beh, quello che costa poco costa 50 euro dollari a notte per essere sicuri che nessuno ti sparerà. 50 euro dollari a notte, non ci spara nessuno forse. E io ti faccio cenno. Sì, sì, ottimo. Che fai, mi mandi il numero sull'agent? Ho già mandato la posizione, Ciumba, cosa credi? Vai pure. Sei il migliore. Di a Edna che ti mandano gli Aldecaldo. Grazie, dormi se ci riesci. E gli butto giù. Siamo a posto, credo. Mana, mi fai un perception? 20.
Succede una cosa abbastanza strana. Sei annoiato dal dialogo dei tuoi due nuovi amici, tra virgolette. Pissi un attimo un mega schermo in un palazzo lì attorno e ti viene un flashback, un colpo al cuore. Zoe, esattamente un anno fa, la stai stringendo. Siete al lungo fiume, una zona dove c'è un piccolo parchetto, e gli stai mettendo al collo una collana che hai fatto tu. Era fatta con dei cromati, in modo da creare una composizione astratta molto 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 bella. Zoe non se ne liberava mai, era un ricordo che la sentiva vicino a te e lo sapevi bene. E questo ricordo ti viene in mente perché, guardando il tabellone, noti quattro ceffi raffigurati contro il muro per i ritratti della polizia, dei ricercati, e uno di loro ha quell'esatta collana addosso. Non è più cromata come una volta, è leggermente sporca di olio di motore. La cosa ti distrugge. Sopra compare una scritta: catturati inquisitori, stavano assalendo convoglio della Militech. Ti piomba il mondo nel caos. È la prima volta da quasi un anno che finalmente hai trovato una traccia. Mi vedete che fisso intensamente il tabellone e poi lo indico, vi dico: io devo trovare quei cazzo di inquisitori. Che succede? Sei stancato di vivere? Vedi che ti guardo dritto negli occhi, che so che sono meccanici, ma proprio ti guardo proprio. Io devo trovare quegli inquisitori. E una cosa che non ho capito, Master, ci si viene soldi a farli secchi questi? Se ti metti in contatto con il Maelstrom, forse sì. Ma e domanda, quello che è apparso sullo schermo sono stati catturati o c'è una taglia su di loro? No, sono stati catturati. Li vedi proprio al muro, catturati dalla polizia, okay. E fotografati. Praticamente, se dite un po' meglio l'annuncio, leggete un po' meglio, sono stati catturati durante un loro tentativo di assalire un convoglio della Militech vicino alla città. Stava viaggiando verso la città e portava macchinari elettronici. È possibile tipo andare in una, non lo so come funziona con le forze dell'ordine, cioè in una centrale dove troviamo quelle persone lì? Allora, ci sono le centrali, però chiaramente sono sorvegliate, c'è polizia dentro, è proprio come una vera e propria centrale di polizia, non fanno entrare nei piani dove tengono i detenuti, i civili. Anzi, okay. Siamo a Night City, quei poliziotti sono belli incazzati rispetto al mondo odierno. Sì, ok, però nel senso, se un civile, nel senso, entra e chiede un'informazione, non è che ti sparano a priori. No, cioè, chiaro. No. È sicuro che se fai il coglione te le danno senza, cioè come in America gli poliziotti, però nel senso, penso che chiedere un'informazione sia qualcosa, ecco, di fattibile. I poliziotti sono come in America, ma sparano più facile. Ok. Ancora più facile. Sì. Va bene. E allora comunque sono lì che guardo Varù e gli dico: quindi hai detto che gli inquisitori ce l'hanno con i Maestro, giusto? Sì. E voi invece e voi avete iniziato a farvela con i Maestro. Ma normalmente sono dei pezzi di merda. Sì, sono dei pezzi di merda lo stesso. Io devo capire di più di quella. Indico il tabellone. È roba che mi interessa. Mentre lo indichi, cambia e arriva una pubblicità di una barretta energetica. Possiamo interessarcene domani? Che ne dici, Neon? Va bene, dopo che va via, torna la pubblicità, io vedete che il mio sguardo torna qua. Sì, va bene, vai. E vi seguo. Allora partiamo e andiamo in questo motel, strada linea retta, visto che voliamo. Arrivate, siete nel bel mezzo del nulla. C'è un tizio che sta cuocendo delle salsicce sopra il cofano di una macchina.
un paio di ragazzini che sparano delle lattine e qualche macchina di qualche nomade in distanza che corrono e sprecciano nel deserto. Il clima è molto molto caldo. I rumori della città sono molto distanti, sono ovattati un po'. E siete lì, c'è un tizio al lato della strada che suona una chitarra classica. Questo è il motel, un'insegna al neon, scrive Motel Etna. Ok, e allora dopo aver parcheggiato in un luogo ben in vista alla luce, in modo che non me lo inculino proprio così, all'acqua di rose, mi dirigo verso la reception. Li guardo, vedo se mi segue. Arrivi e c'è una vecchia con degli occhiali affusolati. Ti guarda, ha un braccio bionico e sta facendo colazione con un piatto di noodle appiccicaticci. Ti guarda e fa: allora, dimmi giovanotto, cosa vuoi? Con voce più innocente che posso, che riesce malissimo. Io e i miei amici abbiamo bisogno di una stanza e porto i saluti degli Aldecaldo. Red mi ha già chiamato. Fanno 50 eddi a notte. E ecco. Io non faccio domande, non voglio documenti, voglio solo i soldi in anticipo per le notti. Io dopo aver preso Mana, che stava un po' arrancando sul mezzo, mi avvicino al bancone e gli lascio i soldi senza dir niente e mi guardo per capire dove dobbiamo andare. Bene, e questa è la vostra tessera per la stanza. La stanza è il piano di sopra, è il classico motel, no? Con tutte le casette, con le porticine che danno verso questa enorme balconata e anche al piano terra. Vi dà la stanza numero 67. Ok. Io, Master, a vedere se nella hall riesco a notare una cartina dell'hotel per vedere magari eventuali uscite d'emergenza più vicine alla stanza di dove ci troviamo noi sul piano. Non ci sono cartine, ma ti descrivo bene il posto. Sono varie stanze, tutte con una porta che danno su un balcone. E questo balcone è collegato al piano terra, cioè al di fuori al piano terra, da una scala a chiocciola. E sotto altri mini appartamenti con porte all'esterno. Se vuoi uscire, l'unica porta è uscire dall'appartamento, sei già fuori. Una volta che fate magari il giro o arrivate alla stanza, ciascuna stanza ha una finestra. Quindi stile proprio piano unico, piano terra americano. Esatto. Arrivi, porta, esatto. Finestra. Ok. Quindi se vuoi scappare o ti butti dalla finestra o scappi da di fronte. La stanza dentro ha una carta parati completamente consumata. In alcuni punti è proprio assente. Ci sono resti di cibo a terra, cartine, un materasso mezzo spelacchiato e qualche colpo di pistola qua e là. Notate un'aria condizionata, fa dei strani rumori, ok? E un piccolo televisore al lato della stanza. Io direi che entro senza aspettare troppo sulla porta. Siamo tutti e tre nella stessa stanza? Sì. Ok. E c'è un unico materasso. Vabbè, io entro, butto a terra le mie robe, c'ho il mio letto gonfiabile e lo attivo in modo che si gonfi e poi mi ci butto sopra e comincio a dormire. Guardo Neon e gli dico: stenditi, ti chiamo quando è il mio turno. E mi metto alla finestra, mi accendo una sigaretta. Anche se in realtà prima di addormentarmi rimango per molti minuti piegato su un lato in modo che gli altri non vedano che sono ancora in realtà sveglio, e con gli occhi rivedo quell'articolo, quella news che abbiamo visto sul cartellone, rivedo la collana e sono lì che penso e cerco di collegare. Vi mettete a letto più o meno alle 7, fate magari qualche cambio. Mentre stai dormendo, Mana, a un certo punto ti squilla il telefono. Con una strana agitazione, come se stessi aspettando, se fossi sempre pronto, no, a ricevere la telefonata, cioè va, lo prendo. Guardo. Rispondi? Sì, sì, sì. Senza guardare chi è. Rispondi e c'è silenzio. Ehi. A quel punto senti singhiozzare. Dimmi che non è morta. Cazzo, dimmi che non è morta. Ma, che cazzo è? Sono Eliza. Ah, Eliza. Chi è che è morta?
Sono arrivati da me, bastardi, mi hanno distrutto tutto il mio appartamento. La cercavano. Avevano detto che l'avrebbero fatta a pezzi e me con lei, se non gli dicevo subito dov'era. Ma che? Ma i maestro? Senti un silenzio. Sì. Cosa cazzo è successo, Mana? Cosa cazzo è successo ieri notte? Mi siedo e mi guardo intorno per capire chi degli altri c'è. Cosa è successo? È successo che è arrivata della gente e ha iniziato a sparare. Ha iniziato a sparare a noi e ai maestro. E non so chi cazzo fossero. Baru è addormentato con una sigaretta spenta in bocca che guarda fuori. Ok. Neon pure sul materasso raggomitolato che dorme. Senti Eliza, è silenziosa. Poi ti dice: Credo che l'abbiano fatta fuori, sai. Ma che Lux, dici? Non mi risponde più. Beh, senti, ma il tizio Varu, c'era qualcosa che non tornava in quel carico. Che cazzo stava succedendo? Dai, tu lo sai, è sicuro che qualcosa sapevi. Avanti. Fammi una prova di convincere. Hai già meno 2, te l'ho già segnato, perché sei dipendente da Smash. Persuasione, perdonami. Non te l'ho detto perché non ha importanza il perché, ma credo che Luxa vi abbia fatto il doppio gioco. Quindi te lo sapevi? Lo sospettavo. Ah, che cazzo. Senti un po', è un casino, perché io ci ho quasi lasciato la pelle, ok? Mi sono preso una palanga di proiettili nello stomaco. E quegli altri, è tutto incasinato qua. Le bande non lo so che cazzo c'hanno, ma è un casino. Il doppio gioco con chi? Ascolta, a me mi hanno spaccato le nocche, quindi neanche a me è andata molto bene. Te lo posso assicurare. Penso che abbia venduto il carico di Varu non solo a Maestro, ma anche a qualcun altro, e abbia fatto il doppio gioco. E che sia stata bruciata per questo. Dove sei adesso, Eliza? Sono nel mio appartamento. Guardo che ore sono. Sono mezzogiorno. Ok, quindi teoricamente, vabbè, potremmo anche essere più o meno pronti a ripartire. Sì. Aspettaci lì, veniamo. No, ascolta, forse non hai capito. Qui attorno sicuramente stanno tenendo d'occhio. Io non credo che vi convenga venire qui. Ma chi, il maestro? Non so, penso che il mio covo sia bruciato. Non so quanto ci metteranno, ma presto troveranno anche dove è morta Luxa. E lì intorno, chi è che ti tiene d'occhio? Il Maestrom o qualcun altro? Da quello che posso sapere, sia il Maestrom che gli altri. Non so chi siano. Cazzo, se riuscissimo a parlare con il Maestrom, potremmo cercare di cavarne fuori qualcosa. È che c'è quel cretino lì di Varu che... Porca puttana. Ascoltami, The Maestrom, fatti trovare da Lizard, se proprio devi farti trovare da qualcuno. Se ti trovano Razor o Pyro, sei morto. Non c'è mezza strada. Razor è un crudele psicopatico e l'altro è un folle calcolatore di merda. Lizard almeno è semplicemente un tossico. Sono i tre che guidano il Maelstrom qua in città. Ok, e Luxa invece? Sai dove abitava? Luxa, so che, cioè, dopo gli incarichi si fa sempre trovare in qualche hotel. Non mi ha mai detto dove. Ed è il motivo per cui adesso ho delle nocche rotte. Noi... Beh, lo sapevi anche tu, ci ha dato un indirizzo di un hotel. Probabilmente era una trappola quando saremmo arrivati. Non ne ho idea e non voglio neanche sapere qual è l'indirizzo. Senti un po', in mezzo a tutto questo casino, per caso sono saltati fuori anche gli inquisitori? Non ne so molto, però beh, potrebbe avervi venduto anche benissimo a loro. Ok. Fatti dire da Varu cos'è che trasportava. Non vuole dircelo. Allora l'unica è andare da Eliza. Però sarà ormai troppo tardi. Rischierete molto andarci adesso.
Di sicuro ci stanno cercando, quindi o andiamo noi da loro o vengono loro da noi. Ascolta, Luxa sicuramente è morta adesso. Non credo sia ancora viva. Beh, ma magari riusciamo a trovare qualche informazione, qualcosa su almeno chi ci ha, su le persone cui ci ha venduto o cosa stava combinando. Attenzione, Mana. Sì, dai, ci provo. Se sapessi che fine ha fatto Luxa, mandami un messaggio. Sì, e anche tu, se sai qualcosa o se vedi qualche movimento, fammi sapere. Va bene. E metto giù. E dopodiché mi alzo, mi do una stiracchiata e poi sveglio gli altri due. Ehi! Svegliati, Varù! Ma io sono sveglio e ci sono dei lampi e tornano vetro riflettente nero gli occhi. Scuoto la testa e mi volto e vado a svegliare Neon. Domanda, come mi svegli? Neon, dato che l'ho visto piuttosto rilassato, lo sveglio tirandogli le cuscinate. Prendo il cuscino, ma non forte, e gli do tipo le cuscinate e gli faccio sveglia, sveglia, sveglia. Io mi sveglio agitatissimo e tiro fuori la pistola e gliela punto direttamente tipo in faccia, nell'occhio, e non dico un cazzo, lì agitatissimo mi guardo attorno tipo per 3 secondi, poi mi accorgo in che situazione ci troviamo e piano piano ritiro indietro la pistola, però lo guardo ancora malissimo. No, Neon, tranquillo, ti capisco. Da dietro c'hai la mano meccanica che ti manda a fanculo. Dai! Sei sempre troppo teso, stai più chill, fratello. Ma che cazzo è successo? In un attimo di lapsus, cosa sta succedendo? Allora, ci siamo, avanti. Dobbiamo andare a vedere delle cose. E prima Varù ci deve dire che cazzo trasportava. Ne so quanto voi. Luxa ha detto che trasportavamo macchinari per il trattamento biochimico, una cosa del genere. Io ho chiesto, ma non mi hanno risposto. Non lo so, io guido e basta. Beh, mi ha chiamato Eliza. Che strozza. A quanto pare è ancora viva, però le hanno fatto la festa. I Maelstrom sono arrivati da lei, hanno cercato di scoprire più informazioni possibile, soprattutto dove abitava Luxa. E a quanto pare Luxa non è più tra noi. Ah, questa è una puttanata che si è inventata Luxa per spararsi il culo, te lo dico io. Beh, magari ti ha pure detto che non possiamo andare a trovarla, vero? Beh, Varù, se sai già tutto, che cazzo devo dirti io? E ti guardo con tutte e tre le braccia aperte, quindi il discorso è questo. Se vogliamo vedere chi c'è dietro le tende, dobbiamo farci trovare fondamentalmente. Intorno a casa di Eliza ci sarà pieno di Maelstrom e probabilmente quegli altri a cui è stato venduto tutta la situazione. Oppure possiamo andare verso quella stanza d'albergo. A quanto pare Lux si incontrava sempre in posti del genere, quindi è possibile che li stiano tenendo d'occhio. È un po' come andare nella tana del che cazzo di bestia sia, però possiamo anche stare qui e aspettare che vengano a farci la festa loro. E li guardo entrambi come per dire beh, non lo so. Mi avvicino prima a Neon e poi a Mana. Tu sei una specie di netrunner, no, Neon? Io ancora un po' stordito, però tipo gli faccio cenno di sì, e gli chiedo: proviamo a fare un po' di Luxa su questa situazione. Sì, ma rilassati, chill, fratello, chill. Ma senti, e ti faccio vedere la foto con scritto figlio di puttana. Non puoi tipo camminare qua dentro e tirare fuori questo stronzo dallo schermo o quella roba voodoo che fate voi. Master? Mi fai un test di deduzione. Oh no, un terribile -4. Niente, ti compaiono delle notifiche a caso sullo schermo.
le cancelli. E io, dopo questa azione, guardo Varu e gli dico: sembrano fantasmi, non riesco a capire da dove siano sbucati fuori. Ecco, notate tutti anche dalla foto, ma l'avevo già detto l'ultima volta, non ha innesti visibili, non ha modifiche. Aspetta, allora. Tipo gli inquisitori. È solo un grosso tizio palestrato in armatura con un grosso fucile. In realtà non ci sono solo gli inquisitori, però questo è meta. Potrebbe tornare, cioè comunque fa parte, potrebbe rientrare negli identikit di questi proxy, sì. Ok, io comunque lo dico. Beh, magari, cioè, è cippato solo dentro, che cazzo ne sai? Tutti loro non avevano innesti, ed erano parecchi. Magari è una banda che si cippa solo il cervello, lo sai te? Cioè, là in strada siete tutti fottuti, no? Fammi un tiro deduzione, Mana. Un 16. Mentre dici queste ultime parole, ti fermi, ti blocchi un attimo. Ti viene in mente una cosa. Solletica la testa un ricordo. Zao. Era una tecnica della Biocorp. Una tecnica che aveva a che fare con ingegneria di biogenetica. E i macchinari che trasportavate, tu li avevi visti un po' mentre smontavano. Erano macchinari che a volte hai anche riparato per Zao. Hai fatto qualche lavoretto per la sua corpo. Erano molto simili a quelli che ha usato in qualche laboratorio. Ok, quindi appunto ero lì che stavo facendo le mie considerazioni, ragazzi. E poi mi fermo e tutte le braccia cadono, no? A terra, cioè lascio andare le braccia lungo il corpo. E vedete che comincio a guardare il soffitto un attimo per aria, con la bocca leggermente aperta. Continuo ad essere sempre più convinto che gli inquisitori c'entrino molto di più dei Maelstrom. Secondo me voi, e guardo Varu, e i Maelstrom siete solamente gli ultimi pezzi. Beh, illuminaci, sapientone. Non devo illuminarti su un cazzo di niente. È solo che avevo già messo le mani su quell'attrezzatura, ora che ci penso. Aveva a che fare con bioingegneria e quelli erano, appunto, cippati poco, se non erano cippati solo dentro. Quindi forse c'è una corp dietro, qualcuno del genere. E quella Luxa, guardo Neon, non era un fixer, comunque legato a qualche corp. Io nel mentre, infatti, sospettoso, comincio a cercare di ricordare quello che posso su questa Luxa. E dopo che ci hai detto questa cosa, mi viene voglia di indagare proprio su delle corporazioni che sperimentavano, provavano a fare questi tipi di innesti interni del quale ci hai appena parlato. Master, cosa tiro per provare a indagare? Education. Allora, ce ne sono tante. Ce ne sono veramente tante. La più famosa è la biotecnica, quella che ha anche un'università in centro, l'unica università ancora un po' in piedi di Night City. Ma non ti viene in mente molto altro. E quando pensi, tieni un forte mal di testa e ti viene in mente sempre quella lampadina, ti era sfuggita di mano. E poi ti sembra come di aver dimenticato un sogno che hai appena fatto. Hai fatto un incubo poco fa, ti sei svegliato da un incubo quando Mana ti ha svegliato col cuscino. Hai sognato il volto di quel barbone, solo che era molto più giovane. Scuoti un attimo la testa e torni tra i presenti. A Mana ti si avvicina. Ehi, Ciumba! Ci sei? Frizzerato, non colgo neanche il movimento della tua mano. C'ho una serie di immagini che mi passano davanti, ma non riesco a metterle completamente a fuoco. E vedo l'immagine del barbone e cerco di ricordare che cosa abbia detto. E allora ti guardo e ti dico: ehi, Mana, ricordi quel senza tetto fuori dal magazzino? Quello della fine del mondo. Esatto.
cazzo, l'avevano preso a calci per niente, ti rendi conto? Ti ricordi cosa ha detto di preciso? E in che direzione poi se n'è andato? No, cioè, era andato di là. Cosa aveva detto? La fine del mondo, qualcosa. Ah sì, ce l'aveva con i cyber. Con i ricambi cibernetici, mi pare. Indicava il tuo braccio. Sì. Fastidito, gli mancavano le gambe, mi pare. È vero. Beh, e quindi cosa c'entra? Non lo so, credo che... Mi sembra ci possa essere un collegamento, non so come spiegartelo, un déjà vu un po' strano. Da questa situazione, quel tipo e questi posti che ho appena visto dove fanno questi innesti interni. Non lo so. E comincio a essere un sacco confuso, però mi sembra che il mio obiettivo sia a questo punto andare in questa università e scoprire che cosa stia succedendo al suo interno. Per una questione personale che esula completamente questa faccenda di questo lavoro finito male. E comincio e mi dirigo fuori dall'hotel, senza dire niente a nessuno. E vado fuori. Ehi. Apri la porta, la spalanchi e fuori un cielo grigio, tetro, sopra il deserto. Davanti a voi un deserto sconfinato. Esco anch'io. Ehi, dove vai, Neon? Mi sembra che ci possa essere un collegamento. Ricordi? Noi abbiamo portato degli impianti tecnologici. Sì. Non lo so, non mi torna. Senza tetto fuori. Fatalità, è comparsa questa università che fa questi tipi di innesti. Non lo so. Ma di che cazzo? Nel frattempo, stai dietro di voi, Mana si apre un'altra lattina e la beve. Ah, tutto questo deserto fa venire una sete assurda, ragazzi. E vado fuori e guardo il deserto. Quindi. Varu, i tuoi familiari non ti hanno mai parlato di questo posto, di queste cose che dovevi trasportare per questa missione, per questo lavoretto. Non ti hanno detto proprio niente. Posso farti fare un test di deduction se vuoi. Andiamo. Allora. 20. Non te l'hanno mai detto. Però sai che più o meno un anno fa hanno assalito un camion della Militech. Esattamente Soen e Alec. Solo loro due. E sono riusciti a recuperare un furgone pieno di materiale biotecnico necessario per costruire virus. Che tipo di informazioni pensi possano esserci utile? E vedi che sono scesi tutti i lineamenti quando parli della famiglia. Mi sembra che tu sappia qualcosa al riguardo. E ti guardo. Sì, potremmo aver fatto un colpo alla biotecnica. E allora? Dimmi di più. Ha a che fare con una certa università e gli dico il nome. Magari sai qualcosa del rimorchio. Che è quello della biotecnica, dico bene, Master? Sì. Mi avvicino ad ascoltare mentre sorseggio la bevanda. Mi guardo intorno e guardo se c'è qualcuno. Ma stanno rientrando, il cielo sembra che stia per piovere, insomma. Ma sì, gli abbiamo rubato qualcosa. E allora serveva più a noi. Che cosa gli avete preso? E io cerco di premere... di avere più informazioni possibili. Roba di virus, tutte quelle puttanate che ci rifilano le corporazioni, il motivo per cui io sono qui e tu sei lì. Mentre mi dice questo, bam, un mal di testa fortissimo mi colpisce, come se dei ricordi, qualcosa mi stessero tornando a forza in mente, ma non sono chiari, è più un dolore bello atroce. Infatti mi metto una mano sulla tempia e digrigno fortissimo i denti per tipo una decina di secondi. Sono completamente fuori da tutto quanto, come se fossi da un'altra parte, come se fossi collegato, non fossi più di qua, diciamo, alla rete. Guardo un attimo Mana e gli dico: diamogli una mano, guardalo com'è messo. Ah, ci pensa lui a uscire da lì. Ma la biotecnica, che altro avete fatto? Che abbiamo fatto?
Che cazzo ne so io, mica ero lì. È bello perché non sai mai niente, Varu. E tipo mi avvicino con la lattina in mano e ti spingo una spalla, un po' con un dito. Sì, non so niente perché sono un tantino furbo. È meglio non saperle le cose qua. Sì, sì, sì. Mi avvicino a vedere Neon, se è ancora frizzato, si sta ributtando oppure... Neon, in realtà i mal di testa stanno smettendo. Ti sta passando un po' il dolore. E anche quel senso di disorientamento che avevi. Ok, io voglio provare a fare un... a vedere se riesco a trarre più informazioni per quanto riguarda locazione e struttura di questa università. E chi lo sa, beh, magari salta fuori qualche collegamento. L'università è in centro, lo sapete più o meno tutti. È qui. Ok. Però per ora non è collegata a tutto quanto. Non avete ancora trovato un collegamento. Beh, è solo apparecchiatura che ha a che fare con qualcosa sui virus. Tenete conto che Night City, lo dico anche per il pubblico, ha vissuto diverse virus nel corso della sua storia. Purtroppo è una piaga sociale non solo nel nostro mondo, ma anche nel mondo del futuro. Molto spesso ci sono queste patologie che colpiscono intere popolazioni, e avere chiaro su che tipo di virus si ha a che fare, poter produrre un vaccino il più possibile al giorno di Night City nel 2045 è una cosa importantissima. Non solo, aggiungo che tantissimi di questi virus sono stati proprio creati in laboratorio dalle corp che cercavano di strappare la terra a quelli che oggi sono i nomadi. Vero. Mana fa qualche passo avanti sulle scale dove siamo, quello che ci sono che danno al piano di sotto. Beh, sentite, adesso che stare qui e continuare a discuterne non ci porta da nessuna parte, no? Quindi andiamo a vedere quella stanza d'hotel, almeno abbiamo un punto da cui iniziare. Va bene, ma questa volta il piano lo facciamo noi, non qualche stronzo che vuole fregarci. Sono d'accordo. Abbiamo a disposizione un girocottero, un netrunner e un tecnico. Mi avvicino se c'è un distributore, master. Già. Gli tiro un calcio per vedere cosa scende, se scende qualcosa. Quanta fortuna hai? 6. L'unica cosa che cade è una gomma da masticare che era incastrata dentro, non sai neanche come. Masticata. Gli dico, no, non si fa così, guarda. Posso fare un tiro di manomettere qualcosa alle tecnologia per... Vai con un tiro di tech base o di lockpicking se vuoi proprio aprirlo. E si apre un pannellino trasparente e davanti a voi avete barrette energetiche, smash, patatine. Tiro giù un sacco di barrette, le infilo nelle tasche. La colazione è servita, gente. Avanti. Mi riempio le tasche anch'io con un po' di barrette e qualche smash. Idem. Richiudo il pannellino così. E quindi che facciamo? Facciamo un giro di ricognizione intorno all'hotel? Voi avete qualche cosa da mettere a disposizione per analizzare la zona? Allora io proverei a collegarmi per vedere un po' l'impianto, la planimetria, un'analisi dell'hotel dove stiamo per andare, master. Allora, per farlo devi farlo hackerando i server dell'hotel. Quindi quando arriverai all'hotel dovrai trovare un terminale. Ok, allora comunico questo a loro. Intanto andiamo sul posto, stiamo magari a debita distanza e vediamo se riesco a scoprire qualcosa di più su quella struttura, in modo da non farci fregare nuovamente. Mi piace, andiamo, meglio che stare qui. La pioggia scende, vi bagna i vestiti, il girocottero prende il volo e iniziate ad addentrarvi in città. Arrivate nei dintorni dell'hotel che vi era stato detto. La città, anche quando piove, è viva. La gente va e viene, non si ferma mai. Il ritmo frenetico di Night City è qualcosa di interruttibile. Ed eccolo, l'hotel. Si presenta, è a un angolo della strada, ha numerose stanze, lo vedete già da fuori, e copre metà di un isolato. Non è un hotel costoso, ma sicuramente non è paragonabile al motel in cui avete preso una stanza.
C'è un parcheggio per i tuoi mezzi a qualche decina di metri dall'hotel. Uno spiazzo. Pioggia batte meno forte ora che siete a terra. Torno a voi la vita frenetica di Night City. Neon, luci, macchine che corrono veloci. Ogni tanto qualche lampeggiante della polizia. E nel cielo AV che volano e sfrecciano. Io direi che comincio a entrare più possibile in modalità stealth e disattivo tutto quello che potrebbe essere appariscente a livello estetico, capelli, occhi, tatuaggi, tutto quanto spento, e mi copro più possibile con i miei indumenti tra sciarpa nera e cappotto. Vi avvicinate all'hotel, siete davanti all'entrata. Guardo Varu e guardo Mana e gli dico: dobbiamo per forza entrare, io non posso varcare la soglia dei muri. Ragazzi, guardate dentro, la hall è grande, c'è gente un po' ovunque, quindi... Entrate, c'è una signora cinese che sta fumando da un bocchino ed è seduta dietro al bancone. Sta leggendo una rivista. La hall è in finto marmo, ci sono neon che illuminano di una lieve luce bluastra l'ambiente e fanno risaltare il fumo delle sigarette delle persone che fumano all'interno. In un angolo ci sono un paio di cinesi che stanno giocando a carte, e un altro, un signore, sta leggendo lo scream sheet della giornata, che è il giornale, su cui c'è appunto l'immagine che aveva visto Mana. Questo è un po' l'ambiente. Guardo Neon. Allora, dai. Io appunto mi guardo attorno e cerco un posto dove sedermi per potermi collegare senza far vedere troppo che sono collegato alla rete, mentre magari faccio cenno a loro due da un'altra direzione in modo che non vengano dove vado io. Ah. E poi provo a collegarmi. Adesso te la distraggo io quella. Mi stringo il pacco con le mani e lo alzo e lo abbasso come fanno i veri gangster. Mi spolvero la polvere, sì sì. E poi con una camminata di ostentata sicurezza vado verso il bancone. Lei ti guarda, scenera il bocchino con la sigaretta. Ma sì, posso aiutare? Ma certo, bellezza, che mi puoi aiutare. Che ora stacchi? I suoi occhi cambiano colore, diventano rosa, senza pupille. Non sono interessata alla merce. Grazie. Dannazione. Perché? E inizio a fare casino perché voglio semplicemente distrarmi. Perché sono una donna in carriera e gestisco un hotel, figurati se mi mischio alla feccia come te. E sugli occhi appaiono due X rosse. Due X rosse? E io faccio comparire due punti di domanda invece gialli, che diventano grandi e piccoli. Ma questo non ha senso. Ma forse hai un guasto ai tuoi chip neurali, o forse un problema ottico. Compaiono due dita medie. No, ci vedo benissimo e funzionano da Dio. Neon, accedi. Non c'è neanche una password. Ci sono dei file con le planimetrie, con le stanze e le prenotazioni. Perfetto. Allora, prima di tutto guardo il sistema di sicurezza tra telecamere e blocchi di porta. Sì, sì. Vai oltre questa sequela di file. Arrivi a un nodo dove c'è il controllo delle telecamere. Sono in cima. E giustamente allora voglio vedere le prenotazioni. Voglio vedere se c'è mai stata qui una prenotazione a nome di Luxa. E Luxa ha preso una stanza deluxe all'ultimo piano ed è un loft. È solo per lei. È tutto il piano suo. Ok, quindi nulla di particolarmente sospetto per me nello stesso piano per quanto riguarda altre prenotazioni. No, e vedi che ha prenotato una sola notte. Ok, e quella notte non ho ancora fatto il check out. Cerco di avanzare il sistema delle telecamere e di blocco di sicurezza delle porte eventualmente. Ok, cosa vorresti fare con le telecamere? Allora disattivo sicuramente quelle sul tetto. Okay. E il blocco porte, se c'è un blocco porte da qualche parte, o comunque una password per poter aprire
un passkey, esatto. Avanzi di un nodo per vedere se c'è il blocco porte. Sì. Avanzi di un nodo e c'è il blocco porte, puoi sbloccarla. Allora provo a sbloccarlo in tutto ciò. Sblocca senza problemi. Ok. Quindi adesso io praticamente controllo su apertura di porte e serrature e sulle telecamere disattivate. Quando ti connetti. Ok. E domande, io posso lasciare disattivato tutto in questo momento per una frazione, che ne so, di quarto d'ora, 20 minuti, senza che... Devi arrivare in fondo all'architettura per fare questo. Ok, allora provo ad arrivarci. Ok, arrivi a un nodo vuoto, prosegui avanti e arrivi in fondo all'architettura. Ok, allora provo a lanciare un virus all'interno dell'architettura. Facciamo che ti prendi il tempo e lo scrivi, fai le modifiche che vuoi fare. È stato fin troppo liscio. Però la cosa mi desta sospetto fino a un certo punto, perché il mio obiettivo è cercare di andare in quella stanza senza essere sgamati da altre persone o comunque certo, senza essere notati. Quindi direi che mi scollego. Ok. Faccio cenno verso Mana e Varu e vado fuori. Faccio cenno di rimando, dico aspetta un minuto, è una questione personale adesso. La tizia vedi che ti guarda e fa: il tuo amico ti aspetta. Gna. Vabbè, alla prossima, ci cippiamo in giro e me ne vado. Io vado via e tipo la guardo, le faccio. Una volta usciti dico: ok, ho disattivato l'impianto di sicurezza sopra e Luxa si trova all'ultimo piano in una luxury room, se non mi ricordo come si chiami, loft, nella stanza nel loft all'ultimo piano. Ok, perfetto, nella stanza quella lì, e tutto il sistema al momento è disattivato. Direi di procedere a entrare dall'alto. Fatto un colpo a mano gli dico: questo qua potrebbe rubare una macchina, un Rough and Shield. Bene, molto bene, però andiamo. Andiamo. C'è solo una cosa che non mi torna, e in tutto ciò mentre ci avviamo, lei ha prenotato una stanza e non ha ancora fatto il checkout. Ci sarà qualcosa dentro che ci aspetta. O si starà facendo un lungo bagno per la sua coscienza sporca. E sputo. Quanto sei drammatico, Varu. Arriviamo su di sopra, quindi. Sì, arrivate. Parcheggiate il girocottero, senza problemi. Due porte spalancate verso le scale. Vi addentrate. Arrivate all'ultimo piano. Un'unica porta. Io faccio comunque un perception. Nel senso che sto attento, volevo darmi un occhio anche intorno di quello che vediamo. Quello che noti è che la porta è aperta. Beh, perché l'ha aperta Neon? No, una volta che entrate, arrivate all'ultimo piano, l'unica porta che c'è del loft è leggermente socchiusa e c'è un do not disturb attaccato alla porta. Quello l'hai fatto tu? No, e metto la mano sulla fondina. Ok, io torno e dico: aspetta un attimo, vado al girocottero e tiro giù il fucile d'assalto. Entrate tutti con le mani sulle pistole. Io entro per ultimo. Lo spettacolo era raccapricciante. Fate tutti un test, lanciate tutti un D10. 1. Chi ha superato la propria empatia perde 5 punti umanità. Mazza. Io sono in pari. Perfetto, allora non devi tirare. Io l'ho superato. Tu scali 5 punti empatia. Di fronte a voi, ragazzi, c'è un corpo. Gli arti meccanici che aveva Luxa sono stati strappati dalle sue carni e ora si trovano in giro per la stanza. Luxa è legata a un palo vicino al suo letto. Non avete idea del dolore o di quello che ha sofferto, ma sicuramente in nessuno di voi è passato per la testa di fargli una cosa del genere. Il trucco è completamente sbavato, la bocca grondante di sangue, è senza un occhio e il suo cadavere giace lì, inerme, di fronte a voi, coi vestiti completamente strappati e distrutti. Quello che ha sofferto questa donna questa notte è qualcosa di indicibile. Mi sa che l'hanno trovata.
Faccio qualche passo nella stanza e ti chiedo intanto che parti meccaniche aveva che sono state strappate. Aveva un braccio meccanico. Vabbè, io mi avvicino comunque a quello, gli do, lo muovo col piede e controllo un attimo la situazione. E poi comincio a guardarmi intorno, alla ricerca di indizi. Io la guardo e dato che non ho in realtà degli occhi, è un po' difficile distinguere i lineamenti, che cosa stiano dicendo. Tiro fuori una barretta, la scarto rumorosamente con il mitra messo tra colla e inizio a mangiare. È quel che succede quando fai il doppio gioco qua. Guardo voi e dico, prima lo imparate è meglio, e mi siedo sul letto. Io ti guardo e ti indico con la mano aperta e... non lo so, non ti capisco te. Fai un test di percezione, Mana, che ti cerchi in giro. Cercherò anch'io, Master. Allora, 8 Neon e 19 Mana. Neon, te vedi subito l'agent di Luxa sul letto. Ha una cosa come 13 chiamate perse. Mana, vedi delle scartoffie, un plicco di carte su un tavolo. Sono l'unica cosa, bene o male, che noti, che non può essere dell'hotel. Ok, mi avvicino e gli do un occhio di controllo. Vicino c'è la sua valigia completamente divelta, con i vestiti in giro. Il plico di carte faceva riferimento ai macchinari trasportati da Varu. Macchinari che hanno a che fare con la modificazione dei virus. È praticamente quello che è una macchina incubatrice per virus. Ok, e allora lo dico. Qua c'è roba su quelle macchine incubatrici per virus e sventolo i fogli. La roba che stavi trasportando tu. Neon. Allora io noto l'agent, queste chiamate, ma prima di analizzarlo mi cade l'occhio sul fatto che a Luxa manchi un occhio e volevo chiederti se riesco a capire se lei aveva tipo un innesto negli occhi collegati magari possibilmente alla rete per quello li siano stati strappati, magari gliel'hanno preso uno solo e non due. Guardi, effettivamente vedi dei filamenti ottici, probabilmente aveva un'ottica Kiroshi. Ok, allora vorrei provare a vedere se riesco a collegarmi a quello che può essere rimasto della sua memoria per poter vedere attraverso i suoi occhi, magari vedo qualcosa. Allora, non devi collegarti attraverso i suoi occhi, ma attraverso il suo innesto neurale. Il problema è che è molto rischioso, nel senso che un cadavere che è morto da tempo è in decomposizione, gli innesti stanno andando. Ok, noi non sappiamo da quanto può essere morta, però allora analizzo il suo dispositivo mobile per un'analisi generale, quindi anche da capire le ultime chiamate quando sono state fatte, da chi e soprattutto lei con chi ha avuto dei contatti. Ha iniziato a non rispondere più da quando eravate dentro l'edificio quella notte prima. Ha una chiamata persa di Eliza per le 9. Ragazzi, Night City anche oggi non vi ha uccisi, ma non per questo non vi ha fatto male. Lascia il segno vivere in questa città in cui un attimo prima la tua vita, quella di un normale cittadino, di un tecnico, di un hacker che ogni tanto fa qualche lavoretto, un attimo dopo è quella di braccati da gangster alla ricerca di verità. È questa la vita a Night City. E ancora, ripeto, per oggi nessuno di voi è morto. Vedremo la prossima volta. Bomba. Colpi di scena mega tragici proprio. Dai, mi fa piacere che vi sia piaciuto un sacco. Dai, a temi belli belli tosti questa campagna. Infatti l'avevo chiesto anche ai player a sessione zero se c'era qualcosa che avrebbe potuto dargli fastidio. Bene ragazzi, e questo è tutto da Night City dal 2 agosto del 2045. A pochi giorni da un evento importante, perché il 10 agosto ci sarà infatti la commemorazione dell'olocausto di Night City. Detto questo, buonanotte, buon sugo a tutti. Stay grazie angry. A tutti ragazzi, ci sentiamo. Ciao belli.